Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Mi è appena arrivato un nuovo orologio che è questo Momentum Sea Quartz 30. 30 sta per 30 atmosfere che più o meno rappresentano 300 metri di impermeabilità. Allora, questo orologio ora verrà testato da me, nel senso che me lo metto al polso. E, insomma, lo terrò per un bel periodo. Vediamo, insomma, quanto sarà necessario perché io abbia la possibilità proprio di vedere, di testare la bontà del prodotto. Per il momento, le prime impressioni che ho avuto sono impressioni tutto sommato positive. Soprattutto della cassa che è veramente ben realizzata. Ecco, la forma che viene chiamata Monin. Forse il nome Monin non è proprio azzeccato perché insomma ho fatto un po' di ricerche e il termine Monin deriva da un'azienda che si chiama Georges Monin, che era in Francia e che assemblava, quindi non produceva le casse, ma assemblava solamente e soprattutto assemblava tanti, tanti orologi. Quindi si parla di più di 100 marche di orologi di aziende che si affidavano alla Monin proprio per assemblare i propri orologi. Uno di questi fu Tag Heuer, e proprio con la referenza 844, che circa nel 79, ma potrebbe essere anche il 78, fece questa prova creando questo orologio che aveva fondamentalmente questa cassa più o meno, anzi potrebbe essere questa qui da 42 mm, potrebbe essere anche la medesima, ecco, se non è uguale è molto 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 vicina a questa qui in particolare. Ora quell'orologio lì, l'844, fu questa cassa, diciamo così, fu utilizzata sia per orologi al quarzo sia meccanici ed ebbero, ecco, questi orologi ebbero un grande successo. Quindi la Monin produsse questi Tag Heuer soltanto per un anno. Poi Tag Heuer vide che la cosa era interessante perché appunto c'era il bisogno di subacquei. In quel momento lì andavano molto i subacquei, oltretutto le aziende stavano attraversando un momento non particolarmente bello proprio per via della crisi del quarzo e per cui decisero, ecco, di entrare in questo, di fare questa prova, ecco. Però per non fare un salto nel buio, decisero di far assemblare questi orologi proprio alla George Monin. In realtà, chi fece la cassa per Tag Heuer era la MRPSA, che era un'azienda che oltretutto che produceva la cassa e che produceva la cassa per tante aziende. Quindi questo anche probabilmente, insomma, anche il l'orologio a cui si ispira questo qui, che è questo Momentum, che è il Chronosport Sea Quartz 30, probabilmente c'aveva una cassa che era prodotta sempre dalla MRPSA e forse era anche assemblata proprio dalla Monin stessa. Appunto, si parla di più di 100 marchi che la Monin stessa, con cui la Monin collaborava, per cui è probabile, non lo sappiamo, ma è un fatto probabile.
Questo, ecco, abbiamo insomma questo design che è un design particolare. Tra l'altro, insomma, sono anche gli stessi Chrono Sport sono molto richiesti, hanno dei prezzi molto alti, quelli vintage, ma la stessa cosa possiamo dire, anzi di più, per quanto riguarda i Tag Heuer, gli 844, quindi che sono diventati, insomma, molto molto richiesti dal mercato. Allora, il Chrono Sport era l'orologio poi di Magnum PI per quanto riguarda le prime tre stagioni. Indossò sempre, possiamo dire, questo orologio, insomma, il Chrono Sport. Dopo questo momentum non è altro che un omaggio, dopodiché si dice che la famiglia che era la proprietaria di Chrono Sport è anche la proprietaria di Momentum. Qualcosa di vero ci deve essere, però insomma consideriamo che questo è un orologio che comunque era insomma creato nel 79, nel 78, insomma in quegli anni lì, quindi io non lo so oggi dopo 45 anni quanti anni avrebbe il proprietario, insomma, il proprietario della Chrono Sport? Probabilmente sarà un figlio oppure sarà un nipote, insomma. Perché poi ho cercato di trovare qualche informazione al riguardo. Pare che questo Chrono Sport fosse un'azienda che inizialmente operava in Inghilterra, poi dopo si trasferì in America. Ora, questi qui, Momentum, sono canadesi, appunto l'orologio l'ho comprato in Canada. Quindi ci mette anche circa 2 mesi ad arrivare, per cui insomma, tutto per l'amor del cielo, tutto è possibile, però ecco diciamo che la storia è un po', cioè questo legame, no, con Chrono Sport secondo me è tirato un po' per i capelli, e questi capelli non è neanche che siano molto folti, più o meno sono come i miei, ecco. Detto questo, l'orologio li assomiglia molto. Io, ecco, l'ho voluto confrontare un pochino, poi naturalmente no, cioè lo vedremo, il test vero e proprio, per esempio, della luminescenza viene fatto durante la notte, quindi se durante la notte uno riesce sempre a leggere l'orario, allora vuol dire che è ok. Se uno non riesce a leggerlo vuol dire che non ha passato il test. Per il momento, per fare un test così veloce, l'ho paragonato a un Seiko che fa la luminescenza, insomma la lumimbrite è un po' punto di riferimento per quanto riguarda, insomma, gli orologi entry level, ma anche non, perché veramente è uno delle migliori lumimbrite che ci sono sul mercato. E ecco, quando viene citata siamo lì, quindi anche questo orologio qui, ecco, se la batte anche con Seiko. Però la persistenza, che è quello che veramente conta di più, non arriva, ho visto, ho già visto che non arriva a livelli, non ha le stesse performance di un Seiko. Poi ecco la ghiera si utilizza bene, c'è un po' di gioco effettivamente, però non è niente di trascendentale. Ora, obiettivamente, anche confrontata con un Citizen come questo, cioè, devo dire che anche un Citizen è migliore, cioè c'ha meno gioco effettivamente. Le due ghiere si assomigliano anche un po' nella forma, come potete vedere, quindi si prendono tutte e due bene, hanno un grip buono tutte e due, però quella del Citizen mi sembra che ci abbia un pochino meno di gioco, ecco, obiettivamente. Quelle poi di Seiko non solo hanno meno gioco, ma ecco, diciamo, danno anche proprio una soddisfazione migliore nell'utilizzo. Ecco, quindi diciamo qui non è che, cioè qui abbiamo
una ghiera che fa assolutamente il suo lavoro, però siamo, ecco, a livelli proprio basici, non ti dà nulla di più. Poi abbiamo, ecco, questo cinturino che è un Tropic, che c'ha anche lo sgancio rapido, come potete vedere. È un rispetto al Tropic di Seacalt, è un pochino più duro come gomma. Vediamo, insomma, ecco, vediamo anche lì come mi ci troverò. Qua c'è anche una piccola serigrafia del simbolo di Momentum. Quindi queste piccole cose, abbiamo un fondello che non, praticamente, ecco, ci sono delle scritte incise, però fondamentalmente è tutto lucido. La cassa è tutta lucida, solo la parte superiore è satinata. E gli spigoli sono realizzati in modo, secondo me, sono realizzati in modo molto preciso, ecco. Gli spigoli sono realizzati bene. Quindi la cassa veramente realizzata bene. Altre cose non mi in così, ecco, di primo acchito non mi vengono in mente. Ora farò appunto la prova. Questo orologio monta un movimento ronda. Abbiamo il giorno della settimana e la data del mese. E poi, insomma, vedremo nel proseguo, ecco, nel proseguo delle settimane vi saprò dare delle informazioni. Se non ci vediamo. Cioè, se non ci risentiamo, se questo è l'ultimo video che realizzo, vi auguro una buona fine di anno e un buon inizio. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!